Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Somerville. Questo è il primo episodio che faccio su Somerville e questo sarà il mio gameplay completo in 4K, 60 fps, a grafica alta su PC di questo videogioco Somerville che mi ha incuriosito parecchio. È uscito su Game Pass e non vedo l'ora quindi di provarlo. Andiamo con inizia, vi ricordo che è una blind run, quindi io lo gioco per la prima volta insieme a voi. Vamos! Cosa dovrebbe essere? Non ho più pallida idea. Sembrava una palla di fuoco molto grande, sembrava quasi una sorta di sole. Con in mezzo però un monolite. Andiamo a 2001 Odissea nello spazio, come feelings, I don't know. Non saprei. No, questo sembra un futuro non troppo lontano in realtà, vedendo che ci sono ancora le automobili. Fantastico, dinopatti. E siamo in Inghilterra o in Australia, dato che sta guidando a sinistra. Molto interessante la musica, per adesso. Somerville potrebbe essere il nome di questo paesino, di questa cittadina magari. Ok, famigliola, padre, madre, figlioletto e cagnolino. Possiamo controllare il bambino? È attratto dalla televisione. È qualcosa che vede sulla televisione. Possiamo interagire con qualcosa? Oh sì.
Però non funziona. Anche se faccio A, non fa nulla. Ah, era il cane, non il padre, ok. Posso andare qui nel buio? No, non posso addentrarmi oltre. Posso anche salire sul tavolo, ok. Buttate giù la tazza. Posso buttare giù tutto, anche i telecomandi. Qui dietro invece cosa c'è? Che sembra essere un ambiente molto molto ristretto. Posso andare dietro al divano? Sì che posso. Aspetta, c'è qualcuno che batte alla porta? Mi sa che devo andare di là, infatti non devo andare verso la TV. Qui davanti alla TV non c'è nulla in realtà, o sbaglio. Ok, non ho bisogno di andare proprio dietro. Infatti continuano ad uscire i titoli di coda. I titoli di testa, scusatemi. Molto lento il bambino, beh, giustamente anche. Non posso andare più in là di così. Qui c'è proprio il muro, mi sa. È il vento che sbatte contro la porta. Lì c'è un puntino luminoso, immagino che sia l'interazione. Andiamo verso la porta. Niente. Andiamo quindi verso il puntino. Non. Ah no, è semplicemente una lucina. Non è un punto di interazione. Questo è il punto di interazione. Ha preso il suo peluche. Paura. Che paura, Dio. Non me l'aspettavo che si accendesse così. Però possiamo andare di qui? Cosa vuole fare questo bambino? Sta andando troppo lontano. Il primo pensiero che mi era venuto è che questo bambino venisse rapito. Però boh, non sembra andare in quella direzione il gioco. Anzi. Posso salire qui sopra? Ah, ecco. Dal lato magari? No? Da qui? Nemmeno. Ah, qua. E il fatto che non ti diano alcun prompt, effettivamente, che bisogna entrare nell'ottica appunto che non ci sono prompt, cioè devi andare tu a intuito. Buttiamo un po' via qua i pomodori. Ha davvero la forza di tirare sulla finestra?
Spegnere la tela, eh? Quanto pare no. Possiamo salire qui sopra? No. Possiamo correre? Non credo. Con Y vedi, fa questa cosa con la mano. Non so cosa voglia dire. Cosa dovrei fare? Devo andare magari di qua a vedere cosa stava facendo il bambino? Chiudere la finestra e rimettere a posto i cassetti. Ok. Hai pulito il tuo bambino, ma non è vero. Posso entrare qui? Sì. Non posso prendere questa luce? Non posso afferrarla? A quanto pare no. Cosa dovrei fare? Andare fuori? Perché dovrei andare fuori? A portare fuori il cane, magari. C'è la cuccia del cane. Cosa vuoi? Vai dentro. Sacco di pulci. No, dai, poverino. Ah, ha preso una pentola, una ciotola. Entriamo. Ah, vuole che gli dai da mangiare, magari. Vieni, vieni, che ti do da mangiare. Mo' dov'è il cibo del cane? Allora qui. Ah, è sotto? Devo seguire il cane? Sotto? Ah, adesso si accende la luce. Eccolo lì il cibo del cane. Andiamo, andiamo. Vieni, vieni. Venghino, signori, venghino. Ok, mi sono cagato addosso. Devo uscire? È caduto quell'oggetto che vedevamo nell'intro. Ci sono tanti di questi oggetti. È un'invasione aliena alla guerra dei mondi. Eccoli i missili umani che arrivano per difendersi, ma non avranno alcun effetto, immagino. No, rientriamo in casa. Chiudiamo la porta. Chiudi la porta, mo. Niente, non la chiude. La TV è caduta. E il cane non viene con noi? E cosa devo prendere? Questo? Ah, giustamente. Quindi dobbiamo abbandonare Somerville, giusto? Andiamo a prendere l'auto. È
mi sa di no. Ah, rientrano in casa? Dove vanno, in cantina? Sì. Oddio, quello non è un alieno. Ci tende la mano. Questo gioco sforza il PC in una maniera assurda, eppure non mi sembra troppo pesante a livello grafico. Abbiamo questo potere noi ora, vedi? Possiamo tenere premuto e fa questa cosa qui. Anche se non capisco bene a cosa possa servire. Devo salire qui sopra. Cosa dovrei fare? Devo uscire di qui, ma non... Per una finestra, non mi sembra ci sia un'uscita. Di qua? No, di qui si erano solamente nascosti e... Ah, ecco. Cosa ha fatto? Qual è stato il suo potere? Tornare indietro nel tempo? Cioè, l'ha rimessa a posto come era prima? Anche qui no, posso fare la stessa cosa. Però funziona solo con alcune cose, non con tutto. Lasciano andare. Ma lasciano andare questa. Ok. I controlli non sono fatti benissimo, c'è da dirlo. Possiamo uscire, immagino, allora da qua. Il cane ci segue, sì.
dovrà capire cosa è successo a sua moglie e suo figlio. Quindi servono. Okay, da quello che ho capito ci servono una fonte luminosa. Qui a quanto pare ne abbiamo una. E possiamo poi usare questo potere come per creare appunto qualcosa con cui tornare indietro nel tempo. O formare la realtà a nostro piacimento. Cos'è quello? Sei tu. Devo farti qualcosa? Boh. Lo sei. Fa solo quella roba lì, ma non possiamo interagire oltre. Andiamo avanti. Ma ci segue. Ci fa strada. Questa balla di fieno possiamo farla rotolare da qualche parte? Non da soli, mi sa. Visto che mi sa che non abbiamo la forza per farlo da soli. Non posso muovere la visuale. È strano che questa balla di fieno non possiamo muoverla però. Sto provando tutte le direzioni, eh. Vedete, così. Più in su di così non va. Guardiamo da un'altra parte allora. Senza muovere la visuale è un po' difficile vedere cosa ci sia lì dietro, eh. Ok, da qui si vede. Lui continua a fare qualcosa. Aspetta. No, non sembra che possiamo fare qualcosa lì. A parte che qua ce ne sono altre di queste cose. Qui dove c'è questo trattore. La telecamera è molto lontana. Ah, ma non possiamo avvicinarci al trattore. Oh sì. Ah no, sì, possiamo avvicinarci. Possiamo salire sul trattore, eh? Ma a quanto pare no. È che la telecamera è talmente lontana che fa fatica a capire bene la profondità. Fa fatica a capire bene le distanze. Lo possiamo passare di qua? Ah, aspetta. Mi ha fatto qualcosa lui. Ora posso passare. Ma io non ho fatto nulla, eh. Stanno facendo tutto loro. Stanno davvero facendo tutto loro. Voglio fare qualcosa anche qui, eh? Nope. Vediamo di andare un po' avanti in questo gioco per capire cosa. Di cosa vuole parlarci, di cosa si tratta. Ok. E il cane? Perché non viene con noi? Questa è una sorta di magari tutorial per farci capire con cosa è possibile interagire e con cosa no. Eccolo qui il cane. Eccola un'altra balla di fieno. Questa possiamo muoverla effettivamente. E muoverla per fare cosa? Ok, sono arrivati qua tutti e tre i cosini. Quattro, non ce ne sono ora. A cosa ci serve muovere sta cosa? Cosa è possibile trovare qui dietro? Oh! Hanno eliminato l'ostacolo.
Perché non posso comunque passare allora? Guardate, non mi fa andare avanti, mi blocca lì. Molto strano. Forse da qui? No, mi blocca. Guarda, guarda, stanno tirando via altra roba. Ma mi serve questa cosa? È utile a qualcosa? Oppure lo stanno facendo così, a caso? Vedi, vedi che tirano via loro, roba loro? E la tirano via, tipo come se fosse una sorta di cibo per loro, cioè che se ne cibano? Oppure la fanno proprio sparire, la smolecolano nell'atmosfera? E soprattutto, cosa sono? Cosa vogliono? Perché ci stanno quello che sembra... No, ci stanno dando quello che sembra un aiuto. Non so se ci stiano aiutando. Non so se loro ha loro interessi in qualche modo aiutarci. E non mi sembra che per adesso l'esplorazione extra sia adeguatamente ricompensata. Per ora. Qui posso fare qualcosa? No. Scendiamo allora. Vabbè, scendi. Perché non puoi scendere? Devo andare magari prima di qui. Devo premere un altro pulsante, magari. Questo non capisco a cosa serva. Non capisco. Devo tirare via questa cosa? Guarda, c'è qualcuno là sopra. Non funge. Qui quindi non si può passare. Qui c'è il cane che mi blocca. Oh, posso scendere. Ah, ora posso scendere, ok. Stavo semplicemente andando contro il muro. Vedete che la prospettiva con la telecamera così lontana è un po' un casino. Aspettate, aspettate, posso fare... Posso sfruttare i fari di quest'auto come luce? No. Il fuoco? Non credo, nemmeno. Andiamo avanti allora. Quel robo comunque aveva la luce rossa. Simbolo fin da sempre, luce rossa di qualcosa di malvagio. Mentre questi robottini hanno la luce bianca barra azzurra. Simbolo da sempre di personaggi buoni comunque. Ok, siamo arrivati qui in una sorta di foresta. Il personaggio sta camminando e io sto provando a farlo correre, ma... Ok, ora forse corre. Non sembra voler correre. Giù nella fanghiglia. Via. Questo stagnetto. Guardo là in fondo l'altro tizio rosso. Ok, devo dire che questa nebbiolina, i robot che ti fissano così da lontano e il fatto che il personaggio non abbia ancora detto una singola parola o non abbia trovato un'altra forma di vita che non sia robotica a parte il suo cane, riescono a creare una bella atmosfera, eh? Strettoia, va bene. Io a momenti sto guardando di più lo sfondo piuttosto che il personaggio qui nel primo piano. Anche l'audio è molto buono. Per adesso l'unico difetto sono proprio i controlli che sto trovando in questo videogioco. I controlli sono fatti maluccio. In generale il personaggio è molto legnoso. Corri, mostro, corri! Mi sa che ti prendono. No, forse riesci a salvarti. Segui il cane, segui il cane.
Va qui dentro, va qui dentro. Vabbè. Siamo salvi? Attenzione ragazzi, la tenda di fango e merda ci ha protetti dal raggio inquisitorio degli alieni. Top. Proseguiamo allora. Troveremo qualcun altro sopravvissuto a tutto ciò, no? Non possiamo essere gli unici. Ah, si è colpito. Ho fatto game over? Ho fatto game over. Devo togliermi subito da questa zona poi una volta fatto, vero? Via! No, mi prende. Cosa devo fare allora? Posso passare in qualche modo? No. Devo magari farlo da più lontano? C'è il modo di attivare qualcosa? Ah, non sembra. E proviamo un secondo. Ah, ok, posso spostarlo così. Ok, buono, buono, buono. Poi faccio tutto. Ok. Ok, faccio sparire tutto. Voglio far sparire anche quella roba di sopra. Sparisci. Ok, buono. Sparito tutto. Possiamo proseguire. Quindi c'è anche la meccanica di prendere gli oggetti, spostarne il raggio di luce per evitare che alcuni poi ovviamente ti colpiscano. O ti facciano comunque in qualche modo danno. Qui è già stato tutto modificato, tra virgolette, vedete come il pavimento è tutto strano? E sembra essere acqua questa. O meglio, sembrava essere acqua. Ora è tutto così. E dove devo andare? Di qua magari? Sì. Eh sì, è bello pesante anche per un PC di fascia alta questo, eh? Attenzione. L'hanno ottimizzato maluccio. Possiamo andare anche di là volendo, eh? Mi sa che possiamo andare pure di qua, vediamo. Sì. E quale sarà la via giusta? Quale quella secondaria? È inutile dirvi che vorrei beccare quella secondaria prima. Questa mi sa di secondaria. Ma stai insegnando a loro a fare qualcosa? No, non guardate me. No, sono scomparsi. Questa è una per... No, sono radici. Ok, non è una persona. Ma quindi di là cosa c'era? Esattamente. Peccato che il personaggio sia così lento a muoversi. È una di quelle cose che nei videogiochi proprio non mi piacciono. Andiamo di qui allora cosa c'è? Se è possibile andarci. Perché continua a guardare di là lui? No, di qua si va avanti, palese. Allora guardiamo prima dall'altra parte. Perché devo capire qual è il modo in cui questo videogioco intende le vie secondarie. Così da poterle poi eventualmente prendere o evitare all'occorrenza. Vediamo alla fine di questa via, che sembra essere secondaria, cosa mi vuole dare il gioco. Oppure se arriviamo allo stesso punto di prima. Non posso salire qui sopra, vero? No.
Ah, non c'è nulla? Quindi era solo un modo per vedere questi strani esserini fare robe. Ok, beh, lì si è pure compenetrato malissimo. Posso salire sulla roccia come loro? Sì. E se sono qui non posso comunque fare nulla, vero? No. Scendiamo e a questo punto andiamo avanti. Peccato, peccato. Avevo sgamato la via nascosta. E forse il fatto che loro mi abbiano visto mi ha impedito di vedere cosa avrebbero fatto senza che io mi fossi fatto beccare. No, qua. Ok, proseguiamo. Quella cosa lì sembra. Non sembra una roccia quella nello sfondo, quella cosa lì così squadrata. Sembra più che altro un'altra di queste navi aliene. Non sembra una roccia. E là in fondo vedete c'è una luce viola? Allora, di qua non penso si possa passare, vero? No, infatti. Ah, vi dico già, mi urta il fatto che il personaggio sia lentissimo. Questa cosa mi urta davvero, perché scoraggia l'esplorazione. Ah, di qua non posso andare, tra l'altro. Allora devo per forza andare di qui. O forse andare in acqua? E poi salire da qui? Ok, così. No, devo tirare questo, sì. Devo tirare verso di me la barca. Cosa devo fare? Mi sta arrivando addosso, vero? Vai in acqua, stai in acqua, stai in acqua. No, stai in acqua. Devo entrare nella barca e sdraiarmi, magari. Vediamo, eh. E sali. Sali. Comunque ve lo dicevo che quella roba lì dietro non era una roccia. Era troppo squadrata. E infatti, la nave. Sali sulla nave, mostro. Posso andare dietro la nave? Ok, dietro la nave non mi becca. Ok, si spegne ora? O continua a fare avanti e indietro e io devo riuscire a trovare il modo di superare questa zona? Continua a fare avanti e indietro, vero? E io come faccio? Ah, posso portarmi la barca? Ok. Immagino che però quando mi vede devo stare fermo per non farlo insospettire. E poi posso andare avanti. È l'occhio di Sauron quello, ragazze. Quando ci guarda, fermi e zitti. Non c'è niente qui per te. Vai via. Ok, posso andare avanti ora? Immagino di sì. Ok, altri cosini. Cosa fanno? Scappano. Però mi invogliano quasi ad andare con loro. Perché è come se volessero dirmi qualcosa. Posso fare qualcosa qui? No. Posso salire qui sopra? Nemmeno. No, allora io non capisco davvero se ci sono cose secondarie in questo videogioco oppure no. Perché a me sembra che non ci siano. Per ora almeno. Solo che da quello che ho visto non è un gioco che dovrebbe durare troppo. Cioè. Vai, vai, vai. Ok, abbiamo tirato sul il secchio.
E a cosa ci serve il secchio? Possiamo portarlo qui? Non capisco qui quale sarebbe il problema. Posso prendere magari questa energia qui col secchio? L'ho preso? Non credo. O forse sì. Attenzione, sì, l'ho preso. E loro vengono con me. Attenzione. Devo quindi... riuscire a portarli? È solo che è rotto sto secchio, porco cane. Più di un tot non va. Cacchio si fa? No, però davvero, ha dei controlli brutti, ha dei controlli proprio di legno, è difficile giocare in questo modo. Forse da più vicino? Magari da qui? Eh? Ah, forse devo anche io attivare il mio potere? Affinché rimanga nel secchio? No, mi sa che non cambia nulla. No, non cambia niente. Ah, forse ho capito, forse devo portarli lì. Devo portarli qui alla finestra. Non là in fondo, alla finestra loro poi fanno sparire quella roba. Vediamo se li porto qui. Alla finestra. Riescono a far sparire qualcosa? Non sembra. Non capisco allora. A che pro fare tutta questa cosa? Vedete, loro comunque non inquadrano mai qui. Che è dove dovrebbero far sparire la roba. O forse... devo magari mettere il secchio nell'acqua. Beh, ma è bucato comunque. Cioè, mi ha fatto vedere che ha bucato. Non avrebbe molto senso come ragionamento. Cioè, mettere il secchio nell'acqua. Uscire. E azionare la manovella qui. Deve essere molto più veloce. Magari questo è così che va fatto. Ma no, perché mi sembrava strano che ti dessero comunque la possibilità di riazionare la manovella una volta che hai tirato sulla la cosa qui. Quindi magari è proprio il trucco è usare la manovella. Devo essere straveloce e tirarlo subito qui allora. Vediamo, eh. Oh, li ho tirati finalmente. Mamma mia, ragazzi. Rompicapo proprio vecchia maniera. Ok. Proseguiamo. Qui abbiamo un gufetto. Un fuoco. E qui c'è qualcuno di sopravvissuto per forza. Possono essere nostra moglie e nostro figlio?
che sono passati di qui, eh? Ma qui c'è qualcuno. Niente, così senza chiedere nulla, entriamo. Andiamo. E mi sa che è morto. L'hanno ucciso? Era questo? No, non mi sembra lui. Il nostro cane comunque ci ha seguito, ottimo. Qui nella tenda c'è qualcuno? Non sembra. Ma da quanto va piano, ragazze? Quanto va piano? Non possiamo girare visuale. Eccolo là in fondo, che okay, sta ancora scappando il tipo o la tipa. Non so. Quell'essere, lo chiameremo così. Quell'essere. Sì, ma guarda come va piano. Il personaggio. Non capisco per quale motivo abbiano scelto di farlo andare così piano. Posso vedere cos'è questa? No. Posso vedere come sta andando il mondo da qui? Mi sa di sì. Abbiamo questa sorta di navicelle spaziali aliene che sono arrivate da un momento all'altro. E stanno facendo parecchi danni. Ecco, c'è un altro videogioco che io sto aspettando, che magari dai trailer potreste confondere con questo, ma secondo me varrà molto più di questo. Ovvero The Last Case of Benedict Fox. Quello mi sembra molto più valido di questo qui. Questo ero curioso di provarlo, però per adesso, devo dire la verità, non è che mi stia colpendo più di tanto. Comunque, direi che appunto, dopo queste brevi impressioni, questo primo video su Somerville possa finire qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Somerville e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!